Che cosa siamo sui date? Tu, tu mi hai detto c'è la Marina. La Marina. A te, hai detto attenti, c'è la Marina. La Marina, la Marina è la ragazza, la Marina, la ragazza che si chiama Marina, non la Marina. Sì, ma se entra le devo dire la Marina. Ma quando io vedo attenti dico la Tote, che c'è già di qui? La Marina si sta sedendo, guarda, 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 è vicino alla sedia, guarda, guarda il sedere di Marina, guarda il sedere di Marina, guarda, guarda il sedere di Marina. Ma non si vede, c'è la sedia. Ma sei un maniaco, sì! Guarda il sedere come si siede. No, si siede! A questo punto, appena la ragazza si siede, tu che cosa fai? Che faccio? Sei pronto? Sì. Guarda, non guarda? Nonchalance, nonchalance. Ecco, sei pronto? A questo punto, quello è il momento di andare. Dai! Ma noi sta maniera, noi sta maniera, che da pensa che tu la puoi violentare? Ci devi andare con una certa classe! Ho capito. Vacci, vacci quattro. Io non piglio, lascio solo quattro. Tu vai da lei quattro. C'è solo quattro, vabbè. Anzi no, no, facci quattro, quattro. Due, ne trovo una e ne devo trovare due. Non ne trovo, c'è a te solo. Vai quattro, quattro da lei, dai. C'è solo quattro, quattro. Ma che ti stai portando le angurie? Chi mi hai detto facci quattro, quattro, ne ho prese due. Ma non così, quattro, quattro però carponi. Ma carponi felpati. Non li va a pigli scarponi felpati. Vai, vai, dai, 4-4 carponi felpati. E vai da lei e ti avvicini, avvicina da lei. Cervello, tatto, dov'è il tatto, dov'è il tatto? 4, 4, tatto, vai da lei, ti avvicini a lei e cominci a parlarle. Marina, Marina. Nonchalance, Marina. Guardo, non guardo, sottecchi. Lo Charles, Marina, come mai ti avvicini a lei? Le dici, come mai stai così appartata? Dillo, dillo, amici. 4-4, 4-4. Carponi felpato, carponi felpato. Appena sei su di lei, nonchalance, nonchalance. Marina! Marina! Che ci devo dire? Come mai stai appartata? Ma Marina! Marina! Come mai stai appartanna? Che ci devo appartare? Che ci devo appartare? Tu mi hai detto come mai stai appartata? Non hai capito niente. No. Io ti voglio fare fare a te, ti voglio fare prendere una circonlocuzione. La circonvallazione per chi la parte. Lasciamo perdere, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Cambiamo sta. Ma perché fai sempre così? Scusa. Quattro. Mettiti qua. Facciamo una trasposizione. La trasposizione. Ora facciamo una trasposizione. D'accordo? Sei pronto? Ora tu non sei più Totino. Chi sei tu? Totino. Chi sei tu? No? Tu non sei più Totino? Ora sei un falco. Tu stai diventando un falco. Ti stai trasformando in falco. Sì. Diventa falco. Diventa falco. Sì. Falco. Falco. Chi sto qua? Chi? Questo pare un gadduzzo! Non ci c'entra niente! Non c'entra niente! Tu sei un falco! Dai, un falco! Spiega le ali, dai, spiega le ali! Spiega le ali, dai! Avanti, su! Allora, le ali sono tipo delle braccia che sono piene di pin, Spiega. Servono per volare. No, no, non ci siamo spiegati. Spiega le ali così. Uh-huh. Ecco, dai. Era un falco gay. Le ali. Hai finito? Hai finito? Allora, chi sei tu? Sei falco, volteggia, 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 volteggia! Non volteggiato! Vola! Dai, dai, vola! Non ce l'anzi, non ce l'anzi! Dai, vola carponi felpato, anche tu! Quattro, quattro, mi raccomando! Ma vola, vola, vola! Vola su di lei, chi è lei? Chi è lei? Marina! Ma come pare? Sono un falco! Lei non è Marina! Si è trasformata, c'è stata una trasposizione! Vittore! Lei! No!
Non è più Marina! Ah! Chi è? Non lo so! Lei è diventata un uccello! Ah! Questo uccello aspetta te! Ah, tu! Lo sono! Tu! Parliamo della tua infanzia. Allora, ho detto, parliamo della mia infanzia. Io ero piccolino, sempre stato un bambino intelligente. Io a un anno dicevo mamma. A sei l'ho detto alla persona giusta quando ho capito chi era mia mamma. Ho qualche problema? No, sempre stato un bambino intelligente. Una volta mi hanno regalato un puzzle, un puzzle. E io in 3 mesi l'ho finito. E sulla scatola c'era scritto dai 3 ai 5 anni. Io l'ho... L'audio arriva dopo o le dico più piano? Dite voi, per me è uguale, eh? Un pubblico straordinario. Io ho qualche problema e si vede, anche voi, però non scherzate. No, sempre stato un bambino intelligente. Io ho imparato a scrivere molto prima di imparare a leggere. Infatti scrivevo e poi mi chiedevo che cosa avrò scritto, perché non sapevo... Ho qualche problema. Invece andavo a scuola, andavo bene a scuola. Era a ritorno che mi perdevo sempre. E quando andavo a scuola la maestra mi interrogava sempre. Diceva, interroghiamo, Sergio? Sì. E mi metteva una nota. Poi diceva, rinterroghiamo, Sergio? Sì. E mi metteva un'altra nota. A fine anno avevo più note io che uno spartito di Beethoven alla fine. E mi faceva sempre le stesse domande. Mi faceva sempre le stesse domande. Prima domanda. Io dicevo, mi dica signora maestra, se il gatto va gatton gattoni, il coyote come va? Quando non capite fate passaparola fino in fondo e poi torna indietro. Seconda domanda. Calmo, rilassato. Se la museruola va sul muso, la cazzuola dove va? È da lì che nascono i miei problemi. Infatti, anche da grande le cose non è che sono cambiate. Allora, il mio psicologo mi ha detto, quando vai in televisione e fai degli spettacoli, tutto il tuo pubblico deve fare il tuo verso. Proviamo. Io farò calmo, rilassato, voi farete... Chi non lo fa, non fa l'amore fino al 2007, neanche da solo. Tu, zitto, dando... Calmo, rilassato. C'è un maniaco là sopra, in fondo? Allora, anche da grande le cose non sono cambiate. Io vi dicevo, ho qualche problema, io sono solo. E ho qualche problema. Allora, un mio amico mi ha detto, Sergio? Sì? Mi fanno gli scherzi, signora Rosa, basta adesso, eh? Mi ha detto e non mi ha chiamato. Perché non provi a comprare dei preservativi? E io allora vado in farmacia, però ho qualche problema, io sono timido. Quando vado io in farmacia ho sempre dietro le 4 vecchiette del quartiere che ti guardano così. Signora, prego, venga avanti. No, no, faccia lei, faccio io. Vaffanculo, faccio io. Farmacista? Un pacco di... preservativi. Eh? Anche il farmacista c'ha qualche problema e si vede. Non capisce mai cosa vorrà un personaggio così in farmacia. Le aspirine? Farmacista? Un pacco di preservativi. Sedativi. 3 scatole, sono molto nervoso. Sedativi? Ho qualche problema e si vede. Farmacista? 3 scatole di sedativi e 1 scatola di preservativi. Là sono il 2 scatole che c'ho l'ematoma sotto, per favore. 3 di sedativi e 2 di laso per l'ematoma e, farmacista, 1 scatola di preservativi. Supposte Led Zeppelin, che tu te le metti e suoni e canti per 1/4 d'ora. Quelle che... Farmacista! Calmo, rilassato. Anche voi andate in farmacia? Farmacista,
sedativi, Lasolil, una scatola di Led Zeppelin e una scatola di preservativi. E Ziguli, 50 scatole, mi dia le Ziguli. Allora arriva l'amico che ti fa, ma tu non devi andare in farmacia. E dove vado? Ci sono le macchinette, quelle con i soldi. Io sono andato, ho messo i soldi, non mi è uscito un magnum. Allora mi ha detto non andare, vai anche ai grandi magazzini. Io sono andato ai grandi magazzini, però io ho qualche problema. Pensate me in giro col carrello vuoto e i preservativi in mezzo. Sembro un maniaco. Manca la freccia. Allora cosa faccio? Compro Nutella, biscotti e preservativi e li nascondo. Dice, cosa fai? Prendo il biscotto, metti il preservativo, lo inzuppo nella Nutella. Okay. Io ho qualche problema e si vede. Anche voi non scherzate, però. Faccio la fila alla cassa, che io ho dietro le quattro vecchiette della farmacia. Cosa c'è che io odio ai grandi magazzini? Il codice a barre, quello che fa bip ai infrarossi. La commessa mi guarda e io la guardo. Esce con me? No, lo sapevo. Prende la Nutella e fa bip 4002. Prende i biscotti, bip 3006. Prende i preservativi. Non li legge mai. Mi guarda e mi fa, e questi miei non sono. Come no? No, e saranno di quello di prima, ma quello di prima aveva 90 anni e le userà come bretelle, che non si userà l'attacco e se le dirà dietro. Stai fermo. Mi pare di vederla. Oh, io ti saluto, ciao. No, stai qua, eccola. Vedi, non la toccare, ti prego, stai fermo. Se sta rosmiglia, amore. È così, lasciala stare. Guarda, c'è la faccia indietro, magari. Ti zitto. Niente, sta andando. Non ti può rosmigliare. Tocca un culo. Zitto. Un portafoglio, ma qui ho un portafoglio. Se portavo un portafoglio! Zitto! Se portavo un portafoglio, mettevo il ma non ti preoccupare, come tutti gli altri, domani alle 10.30 al bar dello sport te lo restituisco, che cos'è? Ma non credo che tu scordi! Non me lo scordo, non ti preoccupare, domani alle 10.30 al bar dello sport te lo restituisco. Ma perché te incontrai? Perché te incontrai stai ormai? Ma cosa ripazza? Non ti preoccupare. Come faccio fino a domani senza sorte? Prestami 10.000 lire! Guarda, se sfortunatamente non ne ho, mi dispiace, domani te le ritorno. Guarda, io ti saluto, Cosimo, è stato un piacere. Domani ti... Vabbè, domani ecco. Ti prego, stai fermo. Non si può rosbigliare. Vada. Di tia, sta veleno, di tia. La giacca, sei furtiva, la giacca. No, non ti preoccupa, come abbiamo detto, come faccio con tutti. Domani alle 10.30 al bar dello sport ti restituisco la giacca. Ma cosa? Non credo che un portafoglio tu scordaste già. No, la giacca e il portafoglio. Non lo scordare. Non me lo scordo, non ti preoccupare. Domani mattina alle 10.30 al bar dello sport. Ti restituisco la giacca. Va bene, e cosa, ti saluto. Va bene, ciao. Domani mattina. Mettete a cabana. No. Shhh. Ora viene di tia. Vuoi vedere? Ti conosce tu fieto, tia? Ti conosce tu fieto? Che sta facendo, Cosimo? Cosimo? Prego. Cosimo, che sta facendo? Cosimo, sto portando i causi. Sì.
causi di cinica si sta portando. Causi, che posso fare a cose fino a domani? Non ti preoccupare! Cosa? Domani alle 10.30 al bar dello sport ti restituisco pantalone e giacca! Un portafoglio! Sì, 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 portafoglio, non ti preoccupare! Ma cosa, ma posso stare a cose fino a domani? Beh, effettivamente. Vabbè, lasciamo stare dall'altro mondo. Domani mattina ne vediamo al bar dello sport alle 10.30, meno male. Vieni qui, vieni qui. Ma che schiavo, un microfono? I mutanni difendo anche a costo della vita. Senti, lasciami. Che sta a portare qui? Ehi, aspetta che aggrippai. Aspetta un minuto. Questa è terra tutti i pila. Zitto, zitto, zitto. Aspetta, aspetta, aspetta. Ehi, ma come mai? Non c'è più niente. C'è più niente, puoi andare. Scusa, non ho muto. Sì, ma tu non c'è bisogno di me. Posso lasciare, perché sa, lascio cascata lì. Vedi, muto. Aspetta, muto. Lasciamela a me. Vuoi dire caro? Vuoi dire caro, spieghi? Muto. Ma io, muto. Ma la... Muto. Scusa, che sei... Muto. Ma aspetta, lasciamela a me. Sì, questa è mia moglie. Va bene. Tua moglie, mia moglie, che importanza ha? In questo momento non è una moglie, è una persona che soffre! Ma come faccio? Domani mattina eri in mezzo a parte allo sport! Io mi ricordo veramente da piccolo ci faceva sente, papà, ma sta pezza già non la toccare! Papà, c'ho il trombannato, che fa? Faccio capezza? Che sei scemo, ci restano tutti i pila! Papà, usai, mi cascava un poco di acqua quando Srillo può asciugare la pezza gialla. Non dare segare perché chi sta asciuga. A che cosa serveva non l'ho mai capito. Ricordo però questa cosa me l'ha trasferita mio papà da quando noi ci siamo veramente acquistati. Abbiamo acquistato la prima macchina. Io mi ricordo, è stato un giorno veramente particolare. L'acquisto di questa prima macchina, tutta la famiglia ne riuniamo, scendiamo da un concessionario. Mi ricordo che ero il cucciolo, quindi chi tutto pare. Mio papà si accattava la famosa 500 Station Wagon, una... papà si chiama così Station Wagon, però è un modello giardinetta, no? C'è tutto e ci mettevamo un cane, quando ne avevamo a Vaccarizzo a pigliare un bagno, mi ci mettevamo una mia. Allora ricordo, abbiamo preso questa macchina, questa 500, era fantastica, c'era mia mamma emozionata, pareva Penelope, 3 mesi fece tutte parici, enzina, uncinetto, sapete, no? Che serve per riciclare la lana. E fece tutta pare sti centrino a uncinetto che ci biavo tutta pare andava la macchina. Mia sorella ha comprato con i suoi risparmi un cane che si metteva a darere che ogni cuffa si annacava la testa di questa maniera, no? E io ho fatto commuovere il concessionario Vicchi Nicunico, questo vicino Nicunico della maniera, ho tirato fuori da un pacchettino il nome di mia mamma in ferro battuto, perché tanto si usava, no? Si metteva a dare direttamente dopo parabrizze Francesca, sto nome in ferro battuto, e mio padre è andato bene perché si chiama Francesca, noi attenisciamo da concessionario, non succede un ente, chi do la grande disgrazia ce l'ha per ziume, perché sua moglie si chiama Anna Maria Concetta. E due cose, Dani, in ferro battuto, pigliavo tutto paro o parabrizze, non escero fuori dalla concessionaria, o guidava la testa fuori, perché non mi reva niente, completamente, uno ci abbagliava, due verciudane, ferro battuto, ci avevano dall'occhio e accappottavano la macchina il primo giorno. Questo qui come primo punto di riferimento, ma il secondo punto di riferimento, quello più importante, quello più grande, credo che sia... Dici, ma che è una bottiglia? No, non è una semplice bottiglia. Mio padre, io ricordo, mi diceva sempre, sai Gino, la famiglia è la cellula dalla quale si misura la società. Vedi, se una famiglia è unita, se una famiglia è unita, specialmente quando andiamo a mangiare, se la famiglia è unita, poi un quartiere è unito, e se il quartiere è unito, tutta la città è unita, tutto para, la nazione è unita, se non altro la troviamo sempre tutto para nello stesso momento a tavola. Io una volta mi darei un po' occhiottato, disse, meglio, vuoi vedere che casco il governo? M'ero preoccupato. E perché? E perché questo momento di aggregazione? Perché io ricordo, ora un attimo noi avevamo l'acqua, non faccio pubblicità assolutamente, no, l'acqua minerale, una cattamola, frizzando, poco frizzando, non frizzando, cose. Io ricordo che papà ci voleva tutti a tavola,
perché dovevamo assistere ad un rito che solo papà sapeva fare, ha preparata dell'acqua frizzina. Per le nuove generazioni non sanno assolutamente che cosa significa sto fatto qua, però allora quando era Nico Iu non c'era l'acqua frizzanda, preparava mio papà. Ma poi dopo passare da Rava, pigliava sta bottiglia, a taleava, pareva in chimico, shla, shla. Ce l'ho addutando che bastava, perché poi era perfetto anche nei movimenti. Mi faceva avere né ghiestra, né tanto assai, né tanto picca. E io preparavo sta salitina, sta frizzina, e mi facevo viro, papà, un giorno tutto questo sarà tuo. Io mi affacciavo a due bacconi e mi diceva, no, io non te la cado lì fuori, tutto questo sarà tuo, a bottiglia. Ah, grazie, papà, come... E io mi insonnavo veramente, poi di crescere, ad avere famiglie di 5, 6, 7, 8 figli, e quest'acqua rara, c'è vivere tutti i miei figli, una cosa bellissima. Però la preparazione, no, di quest'acqua, perché papà posso preparare io? No! Tu ancora non sai. E c'erano due bustine, prima di unificarle, c'erano due bustine, una rossa e una blu. Io mi ricordo, pare che erano bustine di cocaina. Perché lo mettere assieme, guai, se si perdeva un granello, lo pigliavano, non se ne perdere niente, lo pigliava, le unificava, e allora con un coppo perfetto, arrivava, la cosa più importante qual era? Chi da che io devo pigliare, sto stoppaglio e chiudo il lavoro, non ce ne nessuno mai, perché per non fare salutare sopra l'acqua, si confondeva, un coppa c'era stata unita a cana, vuota, non mi chiamare, non mi chiamare, io sto giù, sto giù, sto giù, non mi prendo andare a mano, non mi prendo, strumento, papà, io sto, il 99% delle volte ci metteva a mano. E allora non è che si poteva fermare solo ed esclusivamente a metterci a mano, perché un rito importantissimo non doveva rimanere assolutamente nessun granello presente da bottiglia. E ha cominciato. Vai, e no, c'è papà, papà, io zitti, mote, sa squagliare tutta. Che poi se ci fate caso, no, questo tipo di movimento, tipo l'acqua cacchiana, assomiglia a delle palle di neve, no, quando c'è, che scinneva a neve, no, tipo Roma a neve. O papa canevi. Una volta nel cinema di Tunisi vinne con Tunisi canevi. Con schifo c'è la porta a Tunisi, magari appena uno deve andare a buttare il presidente della Repubblica canevi. No, o magari il capocondomino della mia famiglia dice no, io voglio fare proprio una palla, il capocondomino canevi. E cominciava. Ora e ora, papà, stai morendo da sette botte. No, è vero che non ci posso lavorare, non muore, mi faccio della banna, Salvatore, Salvatore, chi metti sta macchina in doppia fila alla spostare? Ah, vuole lei spostare, è vero? Vuole che preparare la cristallina, Salvo, Salvo, chi c'è? Ti vogliono telefono e come ci rispondo? Papà, aiutate! A rispondo telefono, non ci posso io! A sposta la macchina! E come è, come ne picchia per la nuaccia, piccirini? Potevano essere 2-3 minuti, ma nel momento pare che attraversavamo il deserto. Papà, ma mette un po' di acqua, telefono, sposta la macchina all'acqua, telefono, minchia, ne andava tutte. Perché noi abbiamo tanti vizi, voglio dire, però abbiamo, se volessimo seguirli tutti, ci sono anche, insomma, i 7 vizi capitali, no? Magari ci vietano un po' di tutto, ma non è possibile, non so, il peccato, cioè la trasgressione c'ha da sta, non è possibile, immaginate una vita senza peccati, senza trasgressioni, ma che scemo, ma non è possibile. O poi ci sono molte cose, siamo stati indotti, per esempio... Da piccolini, no? Essere golosi, io non so, è un peccato. Ma perché? Cioè, non si può mangiare. Perché? Perché non si può mangiare? Cioè, Mario Merola scrisse una canzone, è bello un magnò, facciamo uitamo a Mario Merola. Però io mi ricordo, da piccolini, penso un po' tutti, quando si lasciava un po' di pasta, mia madre subito mi riprendeva. Uè, mangi tutta a mamma. Lo sai che muore la gente in Africa perché lasciava la pasta nel piatto? Io una responsabilità mi sono portato appresso.
che lasciavo dei maccheroni e moriva la gente in Africa per colpa mia. Voglio dire, quindi ti abitui o cerchi almeno di mangiare tutto. Ti abitui, lo fai, cresci, no, non si può mangiare più, perché dopo fai peccato. E non è possibile. Una cosa brutta che può sembrare volgare, il ruttino. No, il ruttino. Ma chi c'ha a noi un ruttino? Sono stati, io mi ricordo da piccolino, alle 3 di mattina mi svegliavano, piccolo, dopo la papina mi mettevano con la spalla, mamma, mezzo al corridoio, fuoruttina, mamma, 3 ore per fargli un cacchio di ruttino. Ma te, e poi si preoccupavano, chiamava mia cognata, niente ancora, ruttina, niente ancora, chissà perché, o bambini si ingozza. Ma papà che poi giustamente andava a lavorare, voleva dormire alle 5 del mattino, dalla messo faccio, fai io ruttina, con la mano in tasca, papà teneva la mano a tanto, fuoruttina, papà, fuoruttina, hanno fatto uno buco in tasca, schiena per fare il cazzo e ruttina, voglio dire, impari a fare il ruttino, prova, fallo una ruttina all'età di 5-6 anni a tavola, che magari ci sta tuo zio presente, fallo. Perché poi tua madre non schiaffonesco, sto male. E chi ti ha insegnato queste cose? Tu me le hai insegnate, chi ti ha vinto? Hai fatto un buco da schiena. Voglio dire. Poi c'è il vizio del fumo, vorrei spezzare una lancia per i fumatori. È vero, Silchi ha ragione, non sa da fumare. Però, sti fumatori ormai siamo braccati come cani randaggi, tenuti proprio ai margini della società, costretti a fumare come i clandestini nei bagni di servizi coppa tangenziale. Nel cesso, che esci fuori, trova la signora corta, avete fumato, eh? No. E quel fumo che esce dal cesso, che cos'è? Sì, sarà l'umidità della cacca, non lo so. Mettete 2 euro nel cestino, insomma, da denunciare. Noi paghiamo per non essere denunciati. Ma i fumatori, li riconosci subito. Hanno fatto faccio un panino con la mortadella. Perché la sera andiamo in cerca della sala fumatori. Sembriamo Maria e Giuseppe sulla strada di Betlemme in cerca di ricovero. C'è la sala fumatori qua? No, andate altrove. E mi ha fatto la fine, mangiamo in piedi, fuori un ristorante, panini con Nutella, porca miseria. Al bar, come si fa a non fumare dopo il caffè? Farò bar. Pure a gennaio, con 3 gradi sotto zero, stai lì fuori con il cappotto, stai fumando che la sigaretta per cacchi tuoi. Un arrivo in un cretino con un 1100 del 2, che ha fatto un fumo esagerato a rete. Si ferma, tu, dopo finestrino fa... Fumo, fumo! Non lo vedete, ci state rovinando l'atmosfera! Ma l'hanno medita via! Via! Dice chi fuma avvelena anche te. Ok, io glielo dirò di smettere. E voi glielo direte di smettere a tutti questi che ci stanno inquinando il mondo? Facciamo un patto. Se lo fate voi, lo facciamo anche noi. Se no, i fumo. Allora parliamo, chi è il più uno dei più importanti ginecologi, non so, catanese? Non c'è uno famoso proprio, non c'è un nome particolare, da noi c'era famoso ai tempi, fu Cittadini, non facciamo pubblicità, allora diciamo che c'era un grande, questo era importante, diciamo che c'è il più grande ginecologo siciliano che si trova in una clinica, allora dunque dal paese, questi... La moglie incinta di 6 mesi, dunque va dal miglior ginecologo che c'era, dunque perciò si mette dando a letto, il ginecologo ci andava e dice, signori, io sono il miglior ginecologo, mettiamo un cognome... Fisichella. Ecco, sono il... un cognome nazionale, cioè il ginecologo Fisichella, dice, lei può stare tranquilla, sono il meglio che c'è in Sicilia, lei può stare tranquilla, su piccoli da 9 mesi c'è un consigno, vabbè. Allora, 7° mese, 8° mese, all'8° mese ancora, 9° mese... Questa Cristiana non partoriva. Ma com'è questo fatto? Un marito spreoccupato, dice, ma come? Non si preoccupi, sarà un pochettino che il bambino ancora è stinnicchiato male, ma non si preoccupi, non si preoccupi. Comunque, 10° mese, niente. Allora ci comincerà a dare pillole, diciamo, espulsive per fare nascere questo piccirito. Pillole, a mutare, massaggi, a mettevano su tasup, acqua a quintali, cioè questo piccirito scende che può essere gas grill. Sì. Allora. 11° mese, niente, 12° mese, niente. Al 13° mese finalmente chi da cai, pronto, dottore Fisichella, stanno dicendo tutti pronti? Sarà stato tutto questo tempo che era dentro la panza, tutte queste pillole espulsive, tutta questa cosa, sto picciriddu ci esce a sgrillo, proprio talmente veloce che se va un picci canto muro della ora, pum, caro in terra e muore. O picciriddu, i canti, cose. Un dottore, signore, non se ne preoccupare, io sono il miglior ginecologo della zona, che ha passato marito lei.
a mettere incinta a reda sua moglie, a 9 mesi, voglio arrivare qua. Lei non si deve preoccupare. Noi ci facciamo tutte le cose, senza mai Dio ci sgrilla a rire, ci mettiamo la gomma più manto a muro. A così un piccinino. A così un piccinino rimbalza, la gomma più mi va a ferrare. Va bene. Perciò chi non mischino manco tempo la mette incinta, chi dal settimo mese si assietta, tutti i dottori con dottori fisici ancora presci, capi prima di per niente, tranquillo, ottavo mese, nono mese, decimo mese, chi sempre pinnole, acqua, volontà per farlo riescere, massaggi, ci tanto c'è la gomma, buone buone arriva, sbatti con e ritorna indietro, piccirido. Signori miei, al quattordicesimo mese partorisce, sarà stato il precedente parto, tutte queste pillole che hanno esagerato, tutta questa acqua che ci scendeva, sto picciriddo ne esce a razzo, proprio dalle cosce era così, mi so che la testa era così, proprio ad ammangiare proprio così. Vola, supera il muro, rompe la finestra, vola la finestra e baccare da sotto e muore. Ichia, chi non si può dire? Oh, dottore Fese, che è la signora, sto picciriddo a nascere, sa a perdere un nome, sa a perdere. Chiama a suo marito lei a Rera, 9 mesi voglio arrivare qua. In un meschino, 9 mesi lei non si preoccupa. Io facciamo una cosa, intanto ci rinforzo i muri con la piuma perché non si sape mai sbatte dopo. Dico se supera la finestra. No, intanto la finestra la stiamo aperta così non si rompe il vidro, no? E sotto ci mettiamo i pompieri con un bel telone, così. Zamadio, piccino, arriva da sotto, rimbalza, nodolone e lo pigliamo. Perfetto. A 9 mesi signora Rera mi sa già. Sempre incinta, undicesimo mese, dodicesimo mese, tredicesimo mese, o quattordicesimo mese, sempre pinnole, le cose, dottore non vi preoccupate, la piti finisce, tanto siamo a posto, c'è la gomma piuma, ci sono i pompieri, non si può scappare. Chi so, sta bene, piccino, picciritto, signori miei, due picciritto, sarà stata tutta questa potenza espulsiva dei miei degli anni precedenti, ci esce con una velocità che manco un vino, ma non è picciritto. Supera il muro, supera la finestra, supera i pompieri e se va ammazza non là come schino, puff, anneato. Somma, tripii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 
mi sa stare cacci, che fa tuo fuinnano, mi hanno messo voglio andare qua. Dice lei non si preoccupa, io ci metto tricchile gomma piuma, tutti i freni sapete, 50 pompieri, sommozzatori se va a finire in tuo lago, dice lei non si deve preoccupare. Dice anzi faccio un'altra cosa, io ci piglio il miglior portiere che c'è, qua, Peruzzi, ci lo metto qua in faccia, ci disegno una porta così appena lo piccino sgrilla, Peruzzi si ecca e ci para, va bene? Il marito si fa convincere. Di nuovo, la mette in cinta, non mi si presenta, decimo mese, undicesimo mese, dodicesimo mese, al tredicesimo mese la signora pronta. Allora, il letto miso a 9 metri, preciso, miso tipo cacirriore, no? Il muro dell'ospedale con tutta la porta disegnata, Peruzzi mi sudà pronto. O dottore che c'è la verissima che abbiamo voto, poi ti ho reso qua. L'altra volta fu al centro. Peruzzi pronto era così, telecamere, tutti i vecchi, giustamente tutti i fisici che c'erano tutte le televisioni, il primo parto al volo proprio. O puttere mi so già, i tifosi, alle ore in ospedale c'era lo tifo. Tutti da rincia, forza Peruzzi, e ho tutti i fisici che la vai, fermi che c'ho che l'arbitro mi so già a 9 metri, aspetta ora mi so già. Telecamo, violone, tutti mi so già, Biscay, di Galeazzi in collegamento con Domenica In. Finalmente chi si dice, cioè, Peruzzi mi sudduoco. A un certo punto, pam! Parti su piccinino. Peruzzi si è cavolo, pam! Parata! Tutto ospedale, vai! Tutte contente, ah! Un piccinino è vivo, sono matti, finalmente suo padre, grazie, dottore Fisichella. O dottore Fisichella, sogno troppo, con il narone, sogno! O meglio tutte sogno, dottore Fisichella. Da tutto il suo frattempo avevano lasciato a Peruzzi solo. Peruzzi, mica niente fa. Ciao, va a parare. Tum, tum, tum. Una telefonata.